Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto zucchine e zafferano. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a cubetti, riso di tipo carnaroli, acqua, vino bianco, olio evo, cipolla, parmigiano grattugiato, dado vegetale bimbi, sale, zafferano e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla ed azionare il bimbi per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le zucchine. E 100 g di acqua e cuocere per 10 minuti 100 gradi antiorario velocità soft. Aggiungere il riso ed azionare il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il vino ed azionare il bimbi per 1 minuto, 100 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. Aggiungere l'acqua il dado lo zafferano il sale il pepe, amalgamare a fondo con la spatola, e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 18 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il parmigiano ed amalgamare con la spatola. Il risotto è pronto, impiattare e servire. Risotto, zucchine e zafferano. Grazie e alla prossima ricetta.